È troppo bello. Lentamente. Se tu vuoi poi. Io posso camminare. Sì, cammina meno di te. C'è anche questo. La musica, no? La mia passione. Sì, ti ci metti. Poi tanto più si può se peggio è, capito? Che fai come meglio te. Sì, magari cabini. Stai registrando anche registri che da molta forza, molta luce, il giallo, il rosso, il blu, che sono praticamente i miei colori, che in un certo senso sono quelli più predominanti, ma anche quelli che sento, che poi ovviamente nelle varie sfumature, come avviene, dico, per la musica, sappiamo che insomma, la parte del cromatismo possiamo considerarla come le variazioni sulla musica, no? La questione toni sono questi, toni come lo stesso mi certo. Insegni è la musica. E questo tema che ricorre, questo che alcuni hanno detto che sono praticamente quasi dei sussulti che scuotono e che lo richiamano il visitatore, possono apparire anche dei contrasti, ma sono armonizzati tra il giallo e il rosa, per dire anche queste luci che si riprendono, l'uva viola, questa macchia rosa che dà scatta, dà vita veramente. Questo è l'argomento che più o meno, o il tema che viene ricorrente, ecco, nel dipinto, insomma, no? Dico, nulla a caso, viene magari ristudiato, viene anche ponderato, viene anche solo, finché si crede almeno di aver raggiunto un certo equilibrio quando il quadro finisce, insomma, ecco, questo. Anche questo dipinto in fondo è un'attesa, no, vediamo dalla figura, e parte dalla figura la composizione, è un'attesa che poi in un certo senso un'attesa anche direi inquietante, no? Poi piano piano, ecco, si frantuma tutto quello che è in forma astratta o informale, che lo vogliamo dire, dove appaiono per ogni angolo del quadro, ci sono dei racconti, qui c'è un aspetto anche un po' metafisico, qui andiamo alla classicità, qui abbiamo, non so, anche l'aspetto della scacchiera, no? Che ha anche quella i suoi significati. E piano piano il difficile del quadro è proprio quello di alla fine avere l'unità del dipinto. Non sempre ci si riesce, si dilata e
avvengono, col colore avviene questa, si spera che sia un'armonia che praticamente aiuta la composizione dal punto di vista architettonico, cromatico e anche del contenuto. Ecco, questa. Mentre questo piccolino che sono delle riverberi alla sera, questo paesaggio, ecco, non sono stato altro che sono stato un po' rapito da quello che è il passaggio prima del tramonto, no? Queste variazioni che avvengono quasi velocissime, via via che va giù la luce, avvengono a volte dei riverberi meravigliosi, che è quello che rimane sul dipinto, è solo una parte della realtà, però alla fine è sempre l'osservazione della natura quello che può dare, aiutare, almeno per me mi lascio sempre trasportare dal vero, dalla vita che tutti i giorni, no? Dico, viviamo, sia nella città, nella campagna, per cui ecco questa è la... Poi passando da questo aspetto paesistico andiamo anche, siamo sempre al discorso della danza, le prove, no? Perché sì, è una prova di balletto teatrale che io ho assistito e a un certo punto si vede che se guardiamo a vedere ci sono dei movimenti, altri appaiono delle pause, questa quasi in una posizione di riposo in cui si muove, ecco, cioè il dinamismo concentrico, come puoi vedere, insomma, di quello che è armonia cromatica, colore, danza, intendendo per il movimento, e il colore, reinsisto, che per me è sempre musica, no? Certo. In questo si riaffacciano le formazioni culturali, questa è una dea greca, ma ripresa da un frammento di Figlia, no? Questa è la parte della dea. E poi ci sono dei simbolismi in cui la conchiglia che va nel Mediterraneo, va nella cultura, e si parte, io sono partito da questi tre sassi che avevo raccolto, partendo da via via mi sono ricostruito ritornando indietro nel tempo, cosa che anche questa ovviamente è cromatica, però è sempre strutturalmente un marmo, di conseguenza vediamo la parte diciamo così della pietra o del marmo, che questi sono frammenti di marmo del mare di Carrara che ho raccattato, e da lì ne viene fuori, come vedi, l'aspetto sempre del colore che richiama, che dà vita alle cose. Ecco, il rosso è un altro colore che ovviamente tende ovviamente a sollecitare lo spettatore o chi guarda a richiamare, e poi ecco, il resto uno legge quello che crede, ma nasce la composizione, nasce in questa maniera, almeno nel mio, cioè da un inizio via via si sviluppa, il quadro difficilmente finisce nel giro di poco, perché ci vogliono a volte giorni, mesi, c'è interruzione, ripensamenti, cancellature, che qui apparentemente può sembrare tutto fresco, tutto immediato, cosa che in realtà è quasi una sofferenza, no? Cioè fino ad arrivare alla conclusione del dipinto, insomma. Si parlava ora del tuo arco, no? La sensibilità, dove quasi dal braccio, no? Tu comunichi la tua sensibilità attraverso l'arco, attraverso il tuo splendido violoncello, attraverso il tuo magistero. Per me, come vedi, è quasi la stessa cosa. Il colore io lo considero, questo, come vedi, siamo al tema musica, come un concerto da eseguire. E addirittura per me il colore, se vedi la materia, è come se mi passasse attraverso quasi le vene, no? Cioè dal sangue, lo scarico sulla tela, ecco, e come ti dicevo poc'anzi nel discorso del tuo arco, nel preparare quello splendido concerto per l'appunto di Schumann,
ecco, che io ti ascoltavo, in un certo senso ti puoi immedesimare che la creazione, in fondo, la ragione del colore, della materia, dei passaggi, di qualcosa che sfugge, no? deve essere non mai definito, perché come il colore, come la nota musicale, deve estendersi, deve ampliarsi, deve creare armonia, deve comunicare emozioni, non cose sterili di per sé. È così che, come vedi, in questo concerto puoi capire in fondo anche il mio interesse, che è stato sempre nella musica e da quando noi ci conosciamo da tempi. Come tu sai, sono stato sempre un frequentatore e un amante della musica, per cui fra musica, poesia, come tu sai, le amicizie che anche te, amico di Luzzi, le poesie ci hanno un po' accomunato e come ritorno forse di merito, ecco, di trasmettere attraverso appunto questa nostra sensibilità di cogliere e comunicare armonia, ma anche emozioni più o meno forti, parola che non amo molto, questo forte, però effettivamente ci sono, e anzi me lo dicono anche più gli altri, e questo è l'aspetto, dico proprio, qui è in musica, tant'è che è il concerto. Se passiamo sull'altra, ritornando la conchiglia rosa, per l'appunto, che qui siamo all'eco, siamo all'aspetto, se vogliamo, anche poetico, no? Una conchiglia suggerisce sempre qualcosa di poetico. Guarda, questa non era pensata, ma vedi, già la rosa, no? Il fatto stesso della rosa che porta. Vedi, via via, guarda, anche guarda, che qui ci si percepisce già uno strumento, come vedi, ma non è che cioè, mi scorre e poi quello che vediamo nella la vita di tutti i giorni, per dire, c'è cioè, l'idea del fiasco, l'idea della frutta, no? Nel senso che di poterla nella grana, all'uva, ecco, alla, che servono poi anche per strutturare e dare ragione effettivamente a tutta la composizione. Questa, ecco, altra cosa che vedi, passiamo da un aspetto poetico, ritorniamo in questa, che è una figura, sì, alla quale come vedi magari non so, lo vediamo dagli oggetti, si intuisce più che altro, tutto il resto diventa sì, un viso sì, di una donna che per l'appunto anche questa che ricorda l'attesa. L'inquietudine anche del colore, il colore dove si passa, dai colori più rosi si passa al grigio, il grigio a questo punto è voluto perché deve rispecchiare quello che è il tormento per questo momento di pausa, di riflessione dell'essere umano, della persona, della donna che in questo caso il resto è tutto ciò è sempre il discorso dell'armonia, oggetti che compaiono e scompaiono, in un certo senso sono il pretesto di raccontare. Alcuni hanno detto che quasi tutti i miei quadri c'è una forma di il racconto, addirittura qualcuno l'ha voluto mobilitare come un racconto, più o meglio, un'antologia, cioè il meglio di Montalloro. Di quello che c'è fra forma, colore e contenuto, che è quello che poi regge un po' tutto quello che è l'opera d'arte. Ecco, con questo direi, non so se sono stata abbastanza sufficiente per farti comunicarti quale sono la ragione, il modo per cui ti vivo, insomma, per cui in un certo senso fin da ragazzo ho sempre portato avanti in questo modo espressivo, poi tu ti esprimi magnificamente bene con la musica, con lo strumento, io col pennello, e qualche volta mi sono definito di un animale da cavalletto, perché io il giorno, come tu mi conosci, la gran parte del tempo
lo passo sempre accanto al cavalletto, se non dipingo preparo per dipingere un mozzetto o qualcosa. Questa è la... Basta così.